Che cosa fanno? Guardalo negli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Tieni presente, sembra una banalità, ma è fondamentale. Il comportamento degli occhi può essere molto eloquente. Eloquente. Quando comunichi con qualcuno, fai attenzione, ad esempio, se questa persona stabilisce, guarda la cataratta, se questa persona stabilisce un contatto diretto, guarda altrove. L'incapacità di stabilire, ad esempio, un contatto visivo diretto indica o inganno o disinteresse. Questo è un punto fondamentale, specialmente quando la persona guarda di lato. Salutiamo anche Crazy Animal. Quando anche la persona guarda di lato, salutiamo anche Marco. Le pupille dilatate, invece, se si dilatano subito, indicano che la persona è coinvolta con te. Però, se questo è un altro indizio importante, se la persona ti vede, le pupille non si dilatano, ma quando inizia a parlare, le pupille tendono a dilatarsi, allora ti sta mentendo questa persona. Salutiamo anche Patrizia Perotti e Roxy. Quindi sono tutte strategie. Quindi, ad esempio, come direbbe Giorgio Cameli, il battito di ciglia. Il battito di ciglia, che oltre ad essere un libro di Giorgio Cameli, è anche molto importante. Perché tendenzialmente se una persona abbatte molto le ciglia prima di dire qualcosa, tende a essere, come dire, in tensione, quindi è probabile che ti menta. Quindi osserva anche la variazione del battito di ciglia. Ovviamente bisogna fare una baseline che tenga conto un po', della versione base. L'aumento del battito delle palpebre comunque indica menzogna, soprattutto se la persona, ad esempio, e quindi devi capire chi hai davanti, soprattutto se la persona utilizza dei gesti anche simbolici, tipo il dito medio. Ci sono persone che battono le ciglia e si passano il dito medio in questo modo sul viso. Il dito medio in questo modo sul viso ti sta facendo il dito fondamentalmente. Ma lo sta facendo in modo mascherato, la baseline di Rocco non lo sappiamo. Ecco, quindi questi sono tutti indizi che ti fanno capire comunque chi hai davanti. Abbiamo anche Cristina, Chris N. Guarda il viso anche dell'altra persona. Benvenuta Cristina. Ricordo che chi volesse abbonarsi ovviamente può abbonarsi, fa una piccola donazione al canale o tra l'altro chi fa l'abbonamento base potrà partecipare ai miei seminari che faccio lunedì e giovedì, oggi ne ho appena fatto uno, i miei corsi, diciamo, le mie lezioni. E comunque chi non volesse o non può, almeno si può iscrivere al canale che ho postato qua, al nuovo canale, e metta un like, perché ci sono solo 21 like, siete in 116 collegati, mettete un like perché fate girare il video su YouTube, quindi non vi costa niente, fate un like e fate girare il video. Salutiamo anche Gaia. Allora, questi sono tutti indizi. Guardate il viso. Ad esempio, se volete capire se una persona ve lo sta buttando in quel posto, il sorriso tende a essere un sorriso falso. Il sorrisino falso è questo qua. Come dice giustamente Giorgio, la miglior strada per farsi amare è amare se stessi. Amare se stessi, noi stessi dobbiamo imparare a farlo. Spesso non è un qualcosa per scontato, spesso dobbiamo imparare anche ad amare noi stessi e per imparare, mentre saluto Luciana, dobbiamo imparare a guardare l'altra persona, perché l'altra persona spesso ci fa da specchio. Quindi un sorriso genuino impegna tutto il viso, mentre un sorriso finto impegna soltanto la bocca. Questo è un altro punto importante. Prestate attenzione anche se volete sedurre qualcuno, dovete dargli più desiderio, dovete dargli più possesso. Giocate con la prossemica. La prossemica è la gestione delle distanze. Dovete imparare a usare la prossemica. Sono tutti indizi nella prima fase, quando volete sedurre, quando volete anche creare dipendenza ad un uomo, dovete nella prima fase recuperare tutte le informazioni possibili. Ad esempio, giocando con la prossemica, possiamo capire se una persona dobbiamo tirare molto l'elastico del desiderio, oppure l'elastico del desiderio possiamo anche tirarlo poco. Possiamo capirlo, ad esempio, se dobbiamo effettuare il ruolo del gatto che rincorre o il ruolo del topo che fugge. E questo banalmente si capisce dalla prossemica. Se io mi avvicino partendo da una distanza neutra di 80 centimetri,
e mi avvicino. Quello è il dito mascherato, esatto, questo è il dito mascherato. Se una persona... Tra l'altro, sta storia del dito mascherato, come dice Marco Loso, se andate a vedere dei filmati di Obama, ci sono spesso dei suoi filmati in cui quando lui dichiara qualcosa fa il dito mascherato in questo modo. Spesso facciamo il formaggio che poi viene mangiato, ma come direbbe Giorgio, se tu sei in un tavolo di poker e dopo mezz'ora che giochi non hai capito che è il pollo, significa che il pollo da spennare sei tu. Questa l'ho presa dal grande Giorgio Cameli. Questo è molto importante. Un saluto anche alla nostra Green Apple from London, che potrà entrare in contatto anche con l'altra nostra londinese, perché abbiamo due londinesi, Carla Marvulli, Carla Manvulli. Allora, quindi questo è un altro punto fondamentale. Tieni presente che molte culture, diciamo, variano un po' la prossemica, però avvicinarsi, allontanarsi. La prima fase del film, avvicinarsi, allontanarsi ci fa capire. Se io mi avvicino e l'altro si allontana, significa che io devo allontanarmi e l'altro mi inseguirà. Tra l'altro ci fa anche capire se una persona è stimolata dall'abbandono, quindi la prossemica ci dà un sacco di informazioni, ma anche la stretta di mano ci dà un sacco di informazioni. Dalla stretta di mano io posso capire se una persona è prevalentemente, vive un conflitto prevalentemente col padre, oppure vive un conflitto prevalentemente con la madre, oppure vive un conflitto con entrambi i genitori che ribalta su se stesso. E questo, e quindi è una struttura egocentrica. Questo è molto importante, questo segnale, perché se io ho a che fare con una persona che vive un conflitto col padre, dovrò aspettarmi da questa persona che mi penalizzi, che mi bacchetti. Se invece vivo, cioè ho a che fare con una persona che ha un conflitto prevalente con la madre, dovrò aspettarmi, dovrò presentarmi come un po' problematico. E se è una persona egocentrica, vuol dire che avrà vissuto il tradimento e quindi devo giocarmi bene il gioco del tradimento. Ecco, quindi sono tutte cose. Poi osserva se questa persona, ad esempio, ti rispecchia la tua postura. Se una persona tende a rispecchiare la tua postura, è comunque coinvolta perché o lo fa apposta e quindi ti vuole sedurre, ma se io voglio, questa è un'altra regola base della seduzione, se io voglio sedurre qualcuno è perché da questo qualcuno in qualche modo sono già stato sedotto. Osserva anche i movimenti della testa. I movimenti della testa ci danno informazioni. Ad esempio, se una persona annuisce velocemente, significa che si è rotta i coglioni. Se una persona annuisce lentamente, significa che invece sta entrando in uno stato di trance. Guarda i piedi dell'altra persona. Se punta i piedi da un'altra parte rispetto a te, significa che non è coinvolta con te. Se il piede è puntato verso di te, significa che è coinvolta. Attenzione anche ai segnali delle mani, perché sono tutte informazioni. Questa è una fase molto importante. Quindi, se ad esempio non ti fa vedere il palmo, è una persona che nasconde. Quindi, adesso ho fatto una carrellata molto rapida, però in questa fase noi possiamo capire moltissimo di questa persona, perché il presupposto qual è? Che più informazioni ho, più posso dare degli stimoli. Se io voglio generare, tra virgolette, dipendenza, quindi innamoramento in una persona, devo somministrare gli stimoli giusti, devo somministrare le giuste emozioni. Somministrando le giuste emozioni è fondamentale. Tra l'altro, quando si cerca di persuadere qualcuno, bisogna conoscere quelli che sono i bisogni. Perché diciamoci la verità, o parli dei bisogni di qualcuno, oppure te lo pini in quel posto, non genera emozione. Non è tanto l'aspetto fisico che seduce la bellezza seduce ma relativamente. Quindi questo è fondamentale, no? Quindi ti ho dato un po' una visione chiara su quello che tu devi fare per interagire con una persona. Lo stile di comunicazione è comunque molto molto importante. Osservare i tratti comportamentali di questa persona è importante, devi capire, ad esempio, se una persona è più passiva, che vuole essere dominata, o più attiva, che vuole dominare. Tu devi sempre avere un comportamento assertivo, che vuol dire né dominato né dominante, perché intanto il comportamento assertivo è un po' il comportamento neutro che mi permette poi di calibrare da un passaggio all'altro.
E poi è anche un comportamento che comunica direttamente, per utilizzare una terminologia dell'analisi transazionale, con la sfera logica, con la sfera adulta dell'altra persona. Questo è un punto molto importante che devi tenere presente. Osserva anche però nel dialogo se ci sono delle bandierine rosse, altre bandierine rosse, ad esempio, che possono indicarti che questa persona è un paraculo, che te lo vuole buttare in quel posto, che ti vuole vinculare. Ad esempio, le persone che sono molto vaghe, le persone che offrono pochi dettagli, le persone che, diciamo, ripetono sempre le stesse cose. E le persone che manipolano gli oggetti tendenzialmente sono persone che comunque hanno qualcosa da nascondere, quindi questo è molto importante. E diciamo, magari un menzognero, magari invece non ti vuole dire la capacità. Devi cercare anche di capire il carattere delle persone, è fondamentale. Abbiamo Giorgio Camelli che tende a guardare i denti, ma perché fa il dentista e quindi questo non fa testo, ovviamente. Come se uno si gratta, ma perché c'ha una pustola, se ti gratti perché c'è la pustola, se fai il dentista guarderai i denti, se fai l'oculista magari guarderai gli occhi, insomma. Se fai Rocco non sappiamo che cosa guardi. Quindi ci possono essere persone che devi capire se la persona con la quale hai a che fare è una persona onesta o disonesta, se è affidabile o inaffidabile, se è competente o incompetente, se è gentile o se è un cafone, se si vive i sensi di colpo o se non se li vive, se è egocentrico o se ha un comportamento più umile, se è pacifico oppure più iroso. Sono tutti segnali che sono molto importanti anche per capire. Se fa il politico, fa questo. Se fa il politico, questo è il segnale che emette. Allora, ci sono delle cose interessanti da fare. Anche la grafoanalisi è da della grafologia. Io feci un corso in passato sulla grafoanalisi, ma adesso non è che possiamo stare qua a parlare, però dà delle indicazioni molto utili. Poi ci sono anche dei tratti di personalità che puoi cogliere. Ad esempio, ci sono persone più sanguigne. Come le persone più sanguigne sono persone che tendono ad essere estroverse, sono ottimisti, attivi, socialmente attive, hanno difficoltà a stare con le mani in mano, ci sono persone colleriche che sono irritabili, tendono ad essere indipendenti, decise, orientate all'obiettivo, arroganti, le persone melanconiche, anche diciamo come dire introverse, individualiste, chiuse in se stesse, le persone flemmatiche, più logico-razionali. Devi imparare ad analizzare le tue emozioni, questo impara ad analizzare le tue emozioni e le emozioni dell'altra persona, perché il rendere dipendente un'altra persona passa proprio dalle emozioni. Le emozioni ci danno delle indicazioni fondamentali, come direbbe Giorgio Camelli. Comprendere le emozioni che vive una persona è un punto fondamentale. Beh, le microespressioni di cui ne ho parlato nel corso, eccetera, adesso non ne parlo, però ci sono delle microespressioni che possono darci delle informazioni molto utili da questo punto di vista. Teniamo presente che un altro parametro che devi imparare a valutare è se la persona è empatica oppure non è empatica. Perché se una persona non è empatica, devi levartela dai coglioni. Beh, i traditori, ad esempio, come dice Patrizia Perotti, tendenzialmente sono menzogneri, quindi li puoi scoprire dalle microespressioni. Anche qua le cose variano. Un mentitore abituale tenderà ad avere più il ghigno di avertelo buttato in culo, tra virgolette, mentendoti, per cui tenderà a fare il sorrisino. Un mentitore invece occasionale avrà paura di essere scoperto, quindi tenderà a fare l'espressione della paura oppure l'espressione della tristezza per il senso di colpa. Quindi, comunque, in ogni caso, ci sono fondamentali. Ci sono, come dice Giorgio, anche delle discrepanze, ma notare se una persona è empatica o meno è importante, ad esempio, per capire se hai a che fare con un narcisista. E allora, se hai a che fare con un narcisista, te lo devi togliere dai coglioni subito, perché i narcisisti sono estremamente negativi.
Quali sono i segnali? Ti voglio svelare questa volta quali sono i segnali per capire che una persona è empatica o non è empatica. Perché se è empatica, allora puoi interagire e anche, tra virgolette, renderla un po' dipendente. Ma se non è empatica, te la devi togliere dai coglioni, subito. Le persone empatiche sono molto brave ad ascoltare. Le persone empatiche cercano di capire, ad esempio, se hai dei problemi, se non ne hai. Le persone empatiche comprendono i tuoi sentimenti. Le persone empatiche sono disposte, diciamo, ad aiutare gli altri. Le persone empatiche comprendono il punto di vista delle altre persone, si mettono nei panni delle altre persone, si preoccupano profondamente se è qualcosa che non va. Le persone non empatiche non fanno niente di tutto questo. Ci sono vari tipi di empatia, ci sono empatie affettive, empatie emotive, ci sono empatie logico-razionali. Il narcisista ha un'empatia cognitiva, perché capisce il tuo stato mentale ma non prova l'emozione. Ci sono anche empatie somatiche, diciamo, no? Le empatie somatiche sono un'empatia molto profonda, è quella che, ad esempio, una donna ha le mestruazioni e una sua amica ha le mestruazioni nello stesso tempo, cioè quindi dopo un po' due amiche, se sono molto amiche, avranno il ciclo sincronizzato. Questo è un esempio di empatia somatica, entrambe hanno lo stesso, hanno il ciclo che è sincronizzato. Spero che non vi salti la linea, spero che vediate bene, io vedo bene, come le monache, sì, può essere le monache, certo, se c'è empatia in un gruppo di donne, diciamo, tendono ad avere il ciclo sincronizzato. Questo è fondamentale. Quindi, però non è detto che ci debba essere empatia somatica, però gli altri tipi di empatia possiamo valutarli. E anche tu devi sviluppare empatia, devi lavorare sull'ascolto delle persone, imparare ad ascoltarle, fare domande per imparare di più sulla vita delle persone, soprattutto domande che sanno somministrare delle tensioni, che sanno somministrare delle tensioni emotive. Non tutti, diciamo, proviamo empatia in ogni situazione, però è importante tenerlo presente. Ovviamente l'empatia ha una componente oscura, perché le persone empatiche, eccessivamente empatiche, tendono a essere vittime dei narcisisti. Quindi il lato oscuro dell'empatia si manifesta come un'elevata sensibilità, un'eccessiva sensibilità. E questo è molto importante. E infatti le persone troppo empatiche tendono a diventare vittime dei narcisisti. Quindi bisogna passare da troppo empatici a super empatici. Beh, no, le persone cosiddette super empatiche entrano in empatia, ma riescono a sganciarsi dal narcisista. Salutiamo anche Elena Matundo. Quindi vi ricordo anche di iscrivervi, chi non l'avesse fatto, al nuovo canale Amore Over 40. Vi posto il link, iscrivetevi al nuovo canale Amore Over 40, che vi potrà essere molto utile. Se lui è zero empatico, potrebbe essere un narcisista, o comunque un cinico, o comunque una persona estremamente egocentrica, una persona estremamente arrogante. Agata Panucci, ciao Agata. Una persona estremamente arrogante. Le persone che sono scarsamente empatiche, dovete levarvele dai coglioni. Cioè, il test dell'empatia è fondamentale, perché se capisci che una persona è assolutamente priva di empatia, devi levartela dai coglioni. Il massimo in americano, la supernova, l'empatico consapevole, quello che non sposta. Sì, il Buddha è un empatico, ad esempio, prendendo l'estremità della persona risvegliata, della persona illuminata, il Buddha è fortemente empatico, ma non si fa vinculare dal narcisista, ovviamente. Saluto anche Kezil. Quindi questo è un altro punto molto importante. Il lato scuro dell'empatico è quello di diventare troppo, diciamo, come possiamo dire, troppo bloccato. Un saluto a Giorgio Cameli, top Giorgio, battito di ciglia al sentiero della felicità. Mi raccomando, acquistateli, perché date anche un contributo molto importante al Policlinico Gemelli.
Allora, un'altra cosa, osservate le parole che dicono le persone. Se le persone utilizzano parole come mio, e questo è molto importante. Imparate, se volete sedurre, a ricavare le informazioni. Imparate a ricavare le informazioni. Cercate di mantenere un rapporto, utilizzate l'ascolto attivo. Beh, i dark empatici, sì, ma sono empatici solo da un punto di vista cognitivo, perché l'empatico vero, sì, è il lato oscuro dell'empatia. L'empatico vero non è il narcisista, è un dark empathic, è un empatico cognitivo, diciamo così. Quindi queste sono un po' tutte le cose che dovete fare. Un saluto anche Assunta. Ovviamente dovete tenere presente che spesso la psicologia oscura, un saluto ad Anna Grimaldi, spesso interviene, no? La psicologia oscura tratta dei personaggi che sono i narcisisti, i machiavellici, gli psicopatici. I narcisisti usano la manipolazione per sfruttare e ingannare le altre persone. Il narcisista, il machiavellico, vuole raggiungere a tutti i costi, il suo obiettivo, e lo psicopatico è il folle. Questa è un po' la triade oscura. Ci sono delle caratteristiche di questi personaggi: mentono, usano verità parziali, fanno il love bombing, utilizzano spesso la psicologia inversa. Ma io vi suggerisco di imparare anche voi a utilizzare alcune di queste strategie per sedurre, per conquistare. Questo è molto importante. Se imparerete a farlo, riuscirete a governare e ottenere molti risultati. Seguite queste istruzioni e vedrete che riuscirete a sedurre e conquistare chi vi interessa. E soprattutto non prenderete abbagli, soprattutto non prenderete abbagli. Tenete presente che la psicologia inversa vi suggerisco di usarla perché è molto utile. Cioè spingete la persona nella direzione opposta. Un saluto anche a Sensei, e questo anche a, sì, a Sensei, anche a Vin Dreams. Ma approfondiremo magari questo discorso poi in un'altra live. Però ci sono dozzine di modi in cui le persone usano la manipolazione. Un ad esempio è love flooding. Non so se abbiamo ancora Green Apple. Love flooding. Si parla di love flooding quando una persona dimostra una grande quantità di amore e di attenzione nei confronti di una persona, utilizza regali, e il manipolatore riesce a creare un legame proprio sulla dipendenza dal suo amore e dal suo affetto. Questo è un altro punto molto, molto importante. Ci sono persone che utilizzano il rinforzo intermittente. Vi consiglio però di provare a usare anche voi il rinforzo intermittente. Un saluto anche a Cami, perché con il rinforzo intermittente riuscirete a fare molte, molte cose, riuscirete a creare, diciamo, un interesse molto profondo per questa persona. Create, ad esempio, utilizzate alcune strategie come fatevi percepire come preziose. Più una persona ti pensa preziosa, più una persona pensa che ci sono altre persone. Questo è un fondamentale. Brava, brava Patrizia Perotti, chi fa love bombing, chi fa love floating, devi distaccarti perché sono fondamentali. Imparate anche a influenzare a livello subliminale. L'impatto subliminale è molto importante, ad esempio attraverso i comportamenti simbolici, paterno-materno-egocentrico, possiamo dare degli stimoli giusti, possiamo indurre in alcuni casi il senso di colpa. Il manipolatore utilizza sempre il senso di colpa, ad esempio. E la psicologia inversa è, diciamo, sono strategie, ad esempio, che utilizzano proprio lo spingere la persona dall'altra parte per diciamo, perché hanno una risposta, diciamo, ad esempio al senso di colpa. Bene, queste sono fondamentali. L'induzione del senso di colpa come avviene? Ad esempio, è spesso passivo-aggressivo. Ah, sono sicuro che tu non voglia aiutarmi nel mio trasloco, oppure è un peccato che non ci si non, tu non voglia vedermi più spesso. Ecco, queste parole
cercano di sviluppare naturalmente il senso di colpa. Come risposta ci si aspetta che l'altra persona, diciamo, invece faccia quello che noi stiamo dicendo, ci veda più spesso, ci aiuti a fare il trasloco, perché diciamo, abbiamo innescato, diciamo, un meccanismo sul suo senso di colpa. E tra l'altro abbiamo innescato anche una, come possiamo dire, psicologia inversa fondamentalmente. Bene, detto questo, in questo modo riuscirete a generare un po' di dipendenza, però non è tanto importante questo, è importante molto di più capire chi avete davanti. Salutiamo anche Andrea Giovani, capire chi avete davanti per stimolare poi emozioni e per dare emotività e per dare forti tensioni emozionali. Bene, direi che per questo video è tutto. Mi fa piacere che oggi sono state tante persone connesse e vi chiedo di iscrivervi al canale Amore Over 40, di cui posto il link. Chi non fosse ancora iscritto, mi raccomando, si iscriva al canale Amore Over 40. È arrivato per il digestivo Andrea Giovani. Abbiamo anche Floating, no, lo parlerò poi in un'altra volta. Anche se non siete over 40, non importa, potreste essere over 50, over 60, over 30, tanto poi diventerete anche over 40 se non siete over 30, ma iscrivetevi. E, comunque, passiamo a salutare le persone, ma approfondirò questo discorso perché merita un approfondimento, merita, diciamo, un approfondimento. Quindi salutiamo Cami. È già finito? Beh, siamo mezz'ora, è già una mezz'ora piena di live. Cara Paola Pinna, salutiamo quindi Paola Pinna, Cami, ma poi Green Apple, la nostra Green, Andrea Giovani, Chris, Patrizia Perotti, Assunta, Anna. Poi Giorgio Cameli che se n'è appena uscito, poi Quezil, Agata, Panucci, Elisabetta Piotti, non empatico, che le tue reazioni empatiche ti risponde esagerata, che si deve fare? Beh, se non empatico devi togliertelo dai coglioni, devi levartelo dai coglioni. Le persone che si offendono subito, che spariscono, devi togliertelo dai coglioni, Elisabetta Piotti, non ho visto la domanda, ma tu devi togliere dai coglioni. Elena, Daniela, Germana, siete in tanti veramente stasera, Roxy, Luciana, Marco, Cristina, Giuseppina, Cresi, Emi, Marisa, Rossella, Vin, Vania, Roberta, Gina, Sabina, Carla, Daniela, insomma, spero di aver detto tutti, Roberta, Gaia, bene, un saluto a tutti, Anna Grimaldi, Andrea Giovani, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao bella! Come Massimo, ciao, ciao bello, ciao, come stai? Ti va? metti in video o no? O non puoi? Sì, certo. Eccola qua, ciao! Tutto bene? Che combini? Niente, così io sono veramente, sembro fragile, ma alla fine sono forte. Ho Brava, mille brava, situazioni. dai! Ti vedo bene, ti vedo bene. Che bel quadro che è, che è una donna. No, è di come si chiama? Di non mi ricordo più, quello del peccato, hai Ah, presente? la mela, la mela. Esatto. Ah, bene, bene. Insomma, comunque io ho pensato di trovare la location Dai. molto bella per te Brava. su vicino Nervi. Ah. Perché cioè, ho un mio amico carissimo che è altrettanto bravo, è un manager di marketing, Ah, dai, magari facciamo qualcosa assieme, bravissimo. E contento. quindi io ho pensato
noi dobbiamo fare i soldi, per me nulla a che Dai, fare, dai, io dai. devo Va fare, non mi bene. interessa nulla, Va non mi bene, dai. interessa. Quindi se si può trovare delle persone tipo che abbiano un certo valore, cioè che vogliono spendere, che so, dicono io vado in montagna e spendo 10.000 euro, Sì, per dire, certo. Sì. perché il mio amico, tra l'altro, è su, ne, a Nervi, che ha una villa super, mi Sì. manda queste cose, mi manda, mi dice, guarda Anna, ho questa possibilità. Io ho detto, io non voglio stare con lui come uomo o donna, Ah, zero. capito. Però ho pensato un attimo che ho detto,